Non posso iniziare un vlog con questa faccia e con questi capelli. Mi vado a sistemare e ci vediamo. Capelli finiti, adesso sì che mi sento più carina. Li ho piastrati, cosa che non dovrei fare per non rovinarli, però erano sceni. Stavo riflettendo che mi servirebbero tipo dei posti dove mettere il cellulare, perché io non riesco a registrare bene i vlog in casa perché non ho punti dove appoggiare il mio cellulare, soprattutto nella mia camera. Vorrei riprendermi mentre mi sistemo i capelli, dove appoggio il cellulare, lì non c'è posto. C'è molto disordine al momento nella mia camera, adesso vi faccio vedere. Allora, non ne vado fiera, questa è quella condizione della mia stanza, non ne vado fiera, però è giusto mostrarvi le cose per come stanno. Lì c'è uno scaldino perché sentivo freddo, anche se ho appena acceso, no, troppo, da un po' acceso il termosifoni. Devo sistemare, ok? Non sono fiera. Sì, dovrei sistemare anche la zona scarpe, don't judge me. Già va meglio. O forse no. I just wanna lay in my bed. Skincare time. Sto usando comunque il 125.000% delle mie energie che non ho per registrare questo video. Perché mi fa male la pancia. Potevo nascere maschio. Ogni tanto mi dico, ma non potevo nascere maschio e basta. Anche voi avete i vostri problemi, maschi che mi guardate. Ma dall'esterno sembrano più belli vostri che nostri, onestamente. Comunque, fatto se smettiamo di lamentarci. Sto mettendo il siero alla caffeina di The Ordinary. The Ordinary. Io questi cosi continuo a metterli a caso, non so minimamente come funzionino. In teoria questo qua è tipo per le occhiaie, quindi lo sto mettendo sotto gli occhi per questo. Non lo so, cioè probabilmente funziona. Anche ieri l'ho messo. I just wanna lay in my bed. Mi fa male la pancia. Sono già le 10:20, no, davvero. Non mi piace il fatto di essere una ragazza durante questo periodo. Odio, odio svegliarmi di notte. Questo qua non lo metterò, mi scoccia. Odio svegliarmi di notte perché sto male. È letteralmente una delle cose che odio di più, perché non è che tu ti svegli e poi ti riaddormenti così, ti passa subito. No, devi trovare un modo per fare passare il dolore. Quel modo si chiama tachipirina, nel mio caso. Soltanto che la tachipirina non è che la prendi subito a posto. No, deve agire. Agire, di qua che la tachipirina agisce, essendo che io che ne prendo metà. Ci vuole del tempo, in quel tempo tu soffri. Comunque questa qua è la mia skincare, ho semplicemente messo un siero sotto gli occhi. I just wanna... Dovrei spolverare. È da un po' di giorni che mi ostino a portarmi l'iPad sopra il letto, pensando che così effettivamente vado a leggere. Scusate, devo arrampicarmi. Ok, pensando che sia un'idea geniale, perché in questo modo sicuramente leggerò. Ecco qua l'iPad. Secondo voi ho letto? No. Continuo a farlo perché dico, sì, vabbè, cioè, una deve leggere prima di dormire, quindi se io lo porto sul letto, no, ci dormi sopra, Gaia. Cioè, io letteralmente mi sono svegliata con l'iPad sotto. Sono appena scesa alle scale senza utilizzare le mani. Voglio dire, come non sono caduta? Bionda, mi piace quando in Italia. Ma se mi facessi i capelli marroni? No. Ho deciso, anche se mi fa male la pancia, di fare subito le cose che devo fare. In questo modo poi avrò tempo di fare delle cose che voglio fare. Capite? Capite cosa intendo? Ok? Facciamo la lista delle cose che devo fare. To-do list. Bionda. Mi piace quando è italiana. Comunque, recentemente ho iniziato a parlarvi su Instagram dei buoni propositi per il mese di dicembre. E ogni sera vi dico se li rispetto oppure no. Questi buoni propositi chiaramente non valgono il fine settimana. Vi consiglio di seguirmi lì se volete vedere i miei fallimenti giornalieri. Perché di quello si tratta. Oggi è il 5 dicembre. The fuck? Quando? Da quando? Oh mio Dio. Vorrei studiare storia e devo andarci interrogata, però non so quando. Studiare latino. Poi dovrei studiare matematica, questa è una cosa molto importante. Fare gli esercizi di matematica. Poi voglio leggere. Sto ancora leggendo. Allora sì, sono un fallimento. Per favore non ricordatemelo, non giudicatemi. Vedo il vostro sguardo che mi sta giudicando. Non ho ancora finito la canzone di Achille. Lo so, basta, non giudicatemi più. Fare un quiz patente, almeno uno. Oh no, ma l'iPad è scarico. Io faccio questa cosa sbagliatissima che non dovrei fare, per quella di caricare l'iPad con il caricatore del computer. Tenere gli elasticini. Vero, 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 vero. Che voglio togliermi sto cavolo di apparecchio. Anche se, vi giuro, ho il terrore di toglierlo. Basta, al momento ci limiteremo qui, poi vedremo. Allora, sto chiaramente guardando una live, in questo caso ci sono, c'è il Cerbero che intervista Fabio J, c'è due mondi paralleli che si uniscono, per forza devo vedere questa live. Sì, sono un'infame, le guardo su YouTube. Non ho giustificazioni. Sa che devo pulire il bagno, perché c'è dello sfruttamento in questa casa.
Non sto scherzando, non mi chiedono mai di fare nulla, però ogni tanto, tipo io ne sono la domenica così, mia madre mi dice fai questo, fai quello, in questo caso, questo qua è quello che devo fare oggi. E sono già le 12:30 e dopo vorrei anche truccarmi e vestirmi per bene. Comunque stasera mi sa che uscirò anche perché c'è una mia amica che è ritornata in paese dopo un po' di tempo perché va all'università, una mia amica molto stretta, una delle mie migliori amiche, quindi ci rivedremo, ci aggiorneremo su tutto. Spero in realtà di vederla perché non è ancora certo. Fatto sta, sistemo il bagno, dopodiché ci andiamo a truccare e poi il pranzo, i miei chef personali, mia madre e mio padre cucineranno il pranzo. È 1:30 perché c'è un cappotto sulla mia testa. Adesso mi trucco con voi. Che stress, vi dico. Sono venuta a scoprire, sapere che probabilmente avremo le interrogazioni in matematica questa settimana, ma non so se effettivamente questa cosa è vera. Adesso devo completamente proprio mettermi a studiare matematica. Sto facendo cadere la cipria perché ieri ho riempito questo contenitore di borotalco, però poi non l'ho fatto tipo scendere al piano di sotto il borotalco, ok? Ora ho studiato storia, essendo che non è domani interrogazione ma dopodomani. Adesso smetto di studiare storia e in caso faccio gli esercizi di matematica, appunto. Di storia non sono messa male in teoria, poi se l'interrogazione va male quello è un altro conto. Quello che mi piacerebbe sentire ripetere qualcun altro storia, cioè nel senso magari ora mi organizzo con le persone che verranno interrogate insieme a me nello stesso turno in modo tale da farmi ripetere storia da qualcuno di loro o comunque a ripeterla insieme, quello che mi pare, che in questo modo controllo se ho studiato tutto, se mi sono saltate le parti. Dovrei fare, raga, io vi giuro, dovrei fare tantissime cose che non faccio, ma è matematicamente impossibile fare tutte le cose che in teoria dovrei fare, quindi non le faccio e basta. In teoria dovrei anche tipo completare un ordine di scene. Sto prendendo tutte cose natalizie in modo tale da arredare stanza, arredare casa, tutto a tema natalizio, capito? Mi piacerebbe molto sapermi truccare bene, infatti imparerò. Niente, non posso essere brava in tutto. Io così nel dubbio non sono brava in nulla. Abbassiamo le aspettative, no scherzo. Mi scoccia mettere l'eyeliner onestamente, però ci volete dire che ho tenuto quasi tutta la mattina gli elasticini, cioè... Grazie, lo so, sono mitica, fantastica. Dovrei ricomprare il mascara, ma in generale dovrei comprare dei trucchi. Andiamo a mettere questo mascherino. Tanto ora sporcherò tutto il make-up sicuramente perché non mi so mettere il mascara senza macchiarmi. Make-upino sistemato, specchio sporco. Comunque qua vedete, mi sono macchiata. Dopo in caso lo pulisco, adesso metto anche il luce labbra. Scherzo, non lo metto perché devo andare a mangiare tra tipo 2 minuti e mezzo, quindi non avrebbe senso. Mi hanno chiamato dai piani alti per andare a mangiare. Arrivo! Alla fine ho usato i funghi. Ah, boh, sì, io ho detto come ti viene meglio. Guardate cosa riesce a fare l'iPhone. Tipo, metto un sacco... Ok, capito, cambio fotocamera, wow. Allora, è il momento dell'outfit. Ho pensato di mettere questo maglioncino, che non ho ancora mai messo, letteralmente mai messo, e poi di mettere sotto questo maglioncino un dolce vita, che in realtà è un body, ma non penso lo legherò sotto. Però, ora che ci rifletto, anche questo è un po' il dolce vita, quindi forse sarebbe meglio mettere una maglia bianca. Sì, sì, infatti, bocciata questa idea, adesso prendo una maglia bianca aderente e vi faccio vedere come sta. Ecco qui il maglioncino, super carino, sotto ho messo questa magliettina che dopo vado a coprire con i jeans, non so ancora che jeans mettere, e nulla, adesso faccio le storie che devo fare in collaborazione con un brand e dopodiché in teoria devo studiare. Il vero problema è che io tra 2 ore devo vedermi con Francesco, c'è tipo la Formula 1, gli ho detto guardiamola insieme. Fatto sta che non ho fatto nulla, cioè sono stata su TikTok. Sì, ho anch'io questi problemi, però sto cercando di risolverli questi problemi, ok? Sono consapevole che sia del tempo preso e sprecato, soprattutto se non faccio io dei video ma semplicemente guardo i TikTok degli altri. Sono le 4, dovrei fare matematica. Ok, scusate il disordine della scrivania, però sto guardando mentre non so video. Si chiama Emma Chamberlain, ok? Non so pronunciare il suo cognome, ma raga, vi giuro. Nuova youtuber preferita, cioè se capite l'inglese. A parte che al momento mi sa che si è preso un periodo di pausa per la sua salute, non l'ho capito. Però io mi sono messa a guardare i suoi video vecchi. Se capite l'inglese, guardatevi i suoi video. Belli. Cioè, non fa niente di che, però mi motiva un sacco. Ho fatto però un po' matematica. Ho capito delle cose fondamentali. Non so se le ho capite o se penso soltanto di averle capite. È meglio di nulla. Tutto è meglio di nulla, ok? Comunque sono le 17. Mi sono appena ricordata che non vi ho detto questa cosa. È da tipo una settimana che faccio questa cosa che probabilmente non ha senso. Ma voi non chiedo se mi
state vedendo. Faccio questa cosa che non ha senso, però per me, capito, mi rende già più international, mi rende già più... Ascolto solo canzoni francesi, cioè letteralmente poi solo rap. Sono andata nell'applicazione, sono andata tipo in top 50, invece di Italia ho messo Francia. Ci sta sempre so Orleans. Orelsan. Non lo volevo dire, non ha senso, però secondo me in questo modo io imparerò il francese. Lasciatemi vivere nelle mie convinzioni, ok? Come secondo me, essendo che io ho guardato vis-à-vis spagnolo, fatto. Fatto, madrelingua. Sta piovendo, ha iniziato a piovere, così, giornata funesta. Tra un'ora devo vedermi con Franci. Mi sa che leggo. Non ho giustificazioni, potrei aver fatto dei TikTok. Francesco passa tra 5 minuti, io non ho fatto niente, non sono per nulla pronta, sono rimasta a come ero oggi pomeriggio. Vado di jeans semplici. Non mi è piaciuto nulla, però sono uscita. Adesso sono da mia nonna, però sto andando da Franci. Lol. Mi sono dimenticata di finire il video.